fascino del Carnevale storico di Aliano conquista ovviamente l'Italia, lo ha fatto negli anni passati, lo fa anche quest'anno, tappa al mercato centrale di Milano, allegria, energia, i colori del Carnevale e tanta voglia di festeggiare. Ma dopo il Carnevale storico intorno ai luoghi di Carlo Levi, Torino, Roma e Firenze, oggi siamo nuovamente, ritorniamo al mercato centrale di Milano, grazie alla collaborazione di Umberto Montano, il presidente del gruppo Mercato Centrale Italiano, che da sempre sostiene le nostre iniziative culturali, soprattutto il Carnevale storico di Aliano. Avete previsto ovviamente un momento di festa aprendo le porte del mercato e festeggiando con i colori del vostro carnevale. Sono venuti in tanti da Aliano qui? Ma sono tantissimi da Aliano, circa 60 persone, per portare questa nostra antica tradizione in Italia e non solo, perché abbiamo dei progetti importanti per far conoscere ancora sempre di più questo carnevale storico riconosciuto dal Ministero della Cultura dal 2016, su cui stiamo lavorando in maniera energica, anche con dei laboratori, per non disperdere l'accumulata tradizione del carnevale alianese. Ovviamente laboratori che hanno proprio la voglia di trasferire questa tradizione alle nuove generazioni. È un carnevale che ovviamente racconta una Basilicata tutta e non è un caso che oggi insieme a voi ci siano anche altre istituzioni, altri amministratori a supportarvi. Ma le amministrazioni della nostra regione sono sempre disponibili a dare una mano e a sostenere le iniziative, ma anche tanti privati, tanti sponsor privati che credono in questo progetto del Carnevale storico di Aliano, credono nella tradizione del Carnevale sia a livello culturale sia a livello gastronomico anche, e quindi qui portiamo al mercato centrale di Milano, oltre alla tradizione, anche la tradizione enogastronomica delle nostre comunità. Sono a Basilicata, sono a Basilicata, tutta la povera ricca di musica. Sono a Basilicata, sono a Basilicata, tutta la povera ricca di musica. La vicinanza al territorio si esprime anche con il coinvolgimento di artisti del posto, penso al gruppo che si è esibito di Viggiano. Ma noi siamo molto aperti, oltre al carnevale nostro, con la musica, con le pacchiane, gli organetti, i cupi cupi, abbiamo una collaborazione con il gruppo degli Amari Mai di Viggiano e il gruppo folk di Moliterno, che si è protratta negli anni, ed oggi siamo qui insieme per festeggiare non solo Aliano ma anche tutta la Basilicata. L'ho vista entusiasta nel vedere tanti cittadini emigrati in Lombardia stringersi attorno a voi, ma anche nel vedere la curiosità dei visitatori del mercato centrale che hanno guardato con ammirazione le vostre maschere. Ma è una maschera unica, oggi qui al mercato centrale ci sono molti alianesi che vivono in Lombardia e principalmente a Milano, ma soprattutto c'è la gente del mercato che ha apprezzato e apprezza sempre il nostro carnevale alianese. Parliamo dei colori del Carnevale di Aliano, l'energia della Basilicata e ovviamente anche quel senso di lucanità che stasera viviamo appieno. Senso di appartenenza, di comunità, dell'importanza di riconoscersi anche a varie latitudini e longitudini, perché c'è sempre un viaggio di chi parte, perché è il viaggio di chi porta con sé delle abitudini, dei costumi, dei modi di fare. Poi c'è il viaggio di chi resta, che siamo noi, che non siamo più sfigati degli altri. Abbiamo una dinamica diversa, che è quella di provare a non essere più resilienti ma essere felici. Noi lo facciamo a casa nostra, la facciamo con grande orgoglio. Un modo per augurare alla comunità di Basilicata e ovviamente al comune di Aliano e al suo carnevale un bel periodo all'insegna di quella storicità che ci arriva da Carlo Levi, che scrisse di questo carnevale. Certamente, su Carlo Levi ci sono tanti gli studi su Carlo Levi. Io ho fatto il liceo classico, l'ho amato ma anche odiato, era un po' catulliana come cosa, ma a prescindere da Carlo Levi, Aliano sta cominciando a fare un lavoro importante sulla maschera cornuta. C'è questo intervento a Milano, c'era un intervento a Roma all'Auditorium e poi il 17 e il 18, dove per la prima volta si insegnerà ai bambini a farsi la maschera.
e questo diventa un lavoro appunto sulle radici importantissimo che dobbiamo coltivare. Preserveremo così le tradizioni di Aliano e della Basilicata. Buon carnevale a tutti. Buon carnevale a tutti. L'identità della Basilicata trova eco in questi momenti, i colori del carnevale storico di Aliano raccontano di una Basilicata che ha voglia di rivelarsi all'Italia, ma non solo. Sì, un'idea vincente quella di stasera, che è stata già anche realizzata in altri contesti, in altre città, oggi approda a Milano, un momento per far conoscere tantissimi cittadini, a tutti coloro che vivono, anche se per pochi istanti, di passaggio nella stazione a Milano, la bellezza della Basilicata attraverso le maschere, la musica, i prodotti della nostra terra di grande qualità che vengono apprezzati dappertutto e che ci aiutano ancora di più a promuovere la nostra bellissima terra. Chiaramente alla voce della nostra presenza qui si è tradotta subito in una presenza enorme di tantissimi nostri corregionali che vivono fuori dal nostro territorio e che hanno potuto anche loro vivere un momento di tradizione e di amore per la propria terra attraverso questo bellissimo evento sostenuto da tutti noi. Abbiamo sicuramente bisogno di fare rete in Basilicata, Aliano rappresenta una delle realtà più vivaci da questo punto di vista a livello turistico ed è giusto che tutti noi sosteniamo anche la comunità di Aliano. La fiera in generale è andata bene, in qualche modo è venuto fuori l'entusiasmo condiviso da parte di tutti i sindaci, da parte delle istituzioni e da parte anche dei soggetti privati. Abbiamo bisogno quindi appunto di fare rete per poter creare una prospettiva futura legata appunto al turismo e poter, diciamo, in qualche modo favorire una crescita condivisa delle nostre comunità anche dal punto di vista turistico. Dopo i tre giorni di beat, questo momento ci voleva, chiudiamo con i colori del carnevale ma anche con i sapori del carnevale. Abbiamo questa lunga coda delle degustazioni in beat offerte dai GAL di Basilicata anche qui al mercato centrale. Ed è bello poter condividere un pezzo di Basilicata fatto da tradizioni, fatto da giovialità e da accoglienza anche in un posto come questo, che si lega alla capacità imprenditoriale dei lucani che riescono ad affermarsi anche fuori. Quindi viva il mercato centrale che ci ospita, viva Aliano, viva il carnevale, viva la Basilicata. Quanto mi guarda, sono 20 anni che vengo ad Aliano e che seguo il carnevale di Aliano in giro per l'Italia con l'amministrazione comunale di Aliano, che sono un gruppo di persone fantastiche. Il carnevale è storico di Aliano, è qualcosa di irrinunciabile, è legato alla letteratura, perché lo stesso Carlo Levi a descrivere le maschere contadine, che poi sono diventate le maschere cornute, e che ogni febbraio rallegrano la comunità di Aliano che partecipa tutta insieme. Ma in realtà è un modo per perpetuare un'identità culturale importantissima. E il fatto che l'amministrazione oggi alla BIT di Milano e poi qui al Mercato Generale di Milano, cosa che ha ripetuto già negli anni passati negli altri mercati generali, anche a Roma l'anno scorso, è fondamentale perché è la stessa comunità di Aliano che trasporta in giro per l'Italia un'identità incredibile legata, insisto, alla letteratura ma legata anche all'ambiente. Sono due realtà, due situazioni irrinunciabili per i parchi letterari. Aliano, come sempre, si mostra un elemento trainante per tutta la nostra rete. Stasera qui a Milano c'è protagonista tutta la Basilicata che vive a Milano, si parla di Aliano, si parla del carnevale di Aliano, uno dei carnevali più importanti della regione Basilicata, e io credo che questo carnevale diventerà uno dei carnevali più importanti d'Italia. E devo dire che questo carnevale di Aliano nel cuore di Milano è stata una grande idea e una grande idea comunicativa, per cui complimenti a tutti e devo dire viva la Lucania e viva la Basilicata. La mia associazione Amici della Basilicata in Lombardia, costituita 10 anni fa qui a Milano, vuole portare proprio questo, vuole portare un pezzo di Lucania qui a Milano in Lombardia. E quando ci siamo costituiti 10 anni fa era proprio questo il nostro intento, portare, mostrare le nostre lucanità in
Lombardia. E quindi un'occasione come questa, quella della BIT, dove c'è il mondo qui a Milano, perché è la borsa internazionale del turismo, essere poi premiati come la regione più ospitale, avere il patrimonio paesaggistico più bello in assoluto, è un onore, andiamo veramente fieri di questa nostra regione. E quindi grazie per questi eventi che hanno colorato Milano. Credo che forse, io te lo dico da milanese, ormai da 20 anni qui a Milano, conosco gli eventi che si vengono fatti a Milano e la Basilicata è stata quella più presente e ha invaso davvero con i suoi colori e la sua allegria a Milano. E siamo contentissimi. Non vi fermerete qui, è un modo questo per promuovere il vostro territorio, per promuovere Aliano che ha già conquistato altri riconoscimenti, sempre a Milano nelle scorse ore, ad esempio mi viene in mente il Touring Club con la sua bandiera arancione. Ma è una riconferma di questa bandiera arancione su cui abbiamo lavorato tanto negli anni, è frutto di un grande lavoro che si è susseguito dalla nascita del Parco Letterario Carlo Levi nel 1998 e oggi abbiamo raggiunto i risultati importanti per la nostra comunità. Non solo bandiera arancione che ci è stata riconfermata proprio domenica all'interno della BIT di Milano, ma anche altri riconoscimenti che abbiamo avuto e abbiamo durante il corso degli anni. Quindi il Carnevale storico di Aliano oggi è a Milano, l'11 sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica per completare il percorso e la promozione turistica e la promozione del Carnevale storico di Aliano.